Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. Una deliberazione della Corte dei Conti punta il dito contro la gestione di cassa del Comune di Pescara. È caos in Consiglio Comunale proprio mentre si discute il bilancio. Vediamo il servizio. In questo comune abbiamo un direttore generale che evidentemente non è andato a fare il suo dovere oppure non ha le competenze per farlo, un assessore che non è andato, un sindaco che non è andato, un dirigente che non è andato a parlare con la Corte dei Conti. Siamo abbandonati dietro a non si sa quale eventuale tecnocrazia, si preoccupano di dare istruzioni ai dirigenti e nel frattempo il comune sta praticamente andando a zampe per aria. Il rallentamento delle attività a causa Covid avrebbe dovuto incidere positivamente sulla gestione di cassa, che invece resta una delle criticità più acute nella gestione del Comune di Pescara. È quanto messo nero su bianco dalla Corte dei Conti in una deliberazione che ha creato scompiglio nel Consiglio Comunale del capoluogo adriatico. Il predissesto finanziario è stato dichiarato nel 2014. Il Movimento 5 Stelle parla di situazione disastrosa. Ci sono debiti fuori bilancio elevatissimi, ci sono anticipazioni, cioè rispetto al fatto che non abbiamo dei soldi in cassa, abbiamo utilizzato soldi che non avevamo, su cui paghiamo degli interessi altissimi. Il problema è chi controlla, perché sono state fatte quelle spese, perché non sono state evitate e quindi i soldi che come delle formichine siamo riusciti a mettere da parte non sono stati accantonati per non pagarci degli interessi sopra. Il problema quindi è la completa mala gestione delle casse comunali. Si tratta di una strumentalizzazione politica, si difende l'assessore al bilancio Seccia. Strumentalizzazione di carattere politico da parte di qualche collega della minoranza che pone delle ombre sull'attività, questa non l'accendiamo, la rimandiamo al mittente in maniera decisa. Io ricordo solamente una cosa, che c'erano in questi anni c'è stata un'anticipazione di cassa quasi costante. Al 31/12/2021 l'anticipazione di cassa è venuta meno perché abbiamo in cassa 6 milioni e 4. La cassa è il termometro dello stato di salute dell'ente. E se tanto mi dà tanto, il Comune di Pescara sta migliorando tantissimo questa situazione. E quindi quel rilievo fatto sugli interessi passivi ovviamente è già superato, la correzione di questa criticità è già stata superata. Così come ad esempio il pagamento di 2,9 giorni dei fornitori del Comune di Pescara è un altro indicatore di efficienza del Comune. Tra i problemi evidenziati dalla Corte dei Conti, quello della riscossione dei tributi. Non è vero che il Comune non batte cassa, rispondono dall'amministrazione. C'è una società partecipata creata ad hoc per la riscossione delle tasse. Il problema di riscossione di tributo è un problema endemico del sistema Italia. Il Comune di Pescara nel 2019 ha deliberato la costituzione di una società in-house che si chiama Adriatica Risorse, che ha la mission di riscossione e al 31 dicembre c'è stato un incremento del 5% delle entrate. Ora il Comune ha un mese di tempo per rispondere alla Corte dei Conti. Dopo l'ultimo incontro tra il ministro della Giustizia Cartabia e i presidenti degli ordini e degli avvocati, si aprono spiragli per evitare la chiusura dei tribunali abruzzesi, cosiddetti minori. Il servizio. Gianni Di Pangrazio, coordinatore di una battaglia che sta diventando, potremmo dire, storica, quella che riguarda la soppressione dei tribunali, cosiddetti minori, che minori di fatto non sono, l'abbiamo ripetuto più volte, insomma anche numeri alla mano. Quali sono le novità anche alla luce delle ultime riunioni? Ma ieri c'è stata una riunione presso il Ministero della Giustizia, è stato presente il nostro presidente dell'Ordine degli Avvocati, Franco Colucci, insieme agli altri presidenti degli ordini delle città interessate. Sulmona, Lanciano e Vasto. Sono stati ricevuti dal ministro. Sembra che qualche piccolo cambiamento di idea il ministro l'abbia dimostrato, soprattutto sulla questione dell'impossibilità proprio di accorpare un tribunale come Avezzano, che è più grande di quello dell'Aquila per quanto riguarda il carico di lavoro e quindi proprio sugli spazi e soprattutto sull'accesso all'Aquila. L'Aquila è difficilissimo accederci, sia dall'autostrada, quando si esce su via Corrado IV, sia venendo dalla zona di Paganica e quindi dalla zona di Sulmona. Quindi qualche sensazione diversa mi è stata riferita sia ieri sera che stamattina dal presidente Colucci, mi è stata data. Noi come gruppo di lavoro, costituito non solo dai quattro sindaci, ma anche dai parlamentari abruzzesi e dai presidenti dell'ordine, continueremo questa battaglia. È una battaglia chiaramente di principio e soprattutto di difesa del territorio e dei territori. Tutto l'Abruzzo Sud è sprovvisto e sarà sprovvisto di tribunali.
regionali non ce lo possiamo permettere. Noi stiamo in prima linea, Avezzano, la Marsica chiaramente hanno già dato e questa volta chiaramente non lo permetteremo. Si farà la classifica dei tribunali, siamo quasi il doppio degli altri tribunali, anche rispetto ai tre che naturalmente noi stiamo congiuntamente difendendo, ma Avezzano dopo Pescara e Teramo è la più grande realtà di giustizia di col tribunale che fa tanto a livello numerico. Presentato questa mattina il lotto 6 degli interventi previsti sul comprensorio sciistico di Passolanciano, i primi lavori dovrebbero partire entro quest'estate, ha detto ai nostri microfoni l'assessore al turismo Da Mario. Vediamo. Inizieranno entro l'estate i primi lavori sulla Maiella, presentati oggi gli interventi del lotto 6 che riguarderà viabilità e strutture ricettive per un valore di circa 1.800.000 euro. I lotti per gli interventi programmati sono in tutto 7 per un volume d'affari di oltre 20 milioni di euro. Già dal prossimo inverno l'offerta turistica della montagna abruzzese potrebbe essere in parte rivoluzionata. Alla riunione di oggi, in presenza o in via telematica, hanno partecipato gli amministratori dei comuni interessati, il presidente della provincia di Chieti Menna, i rappresentanti dei club alpini, i consiglieri regionali Febbo e Blasioli e l'assessore Da Mario. Devo dire, ringraziando Dio, si è sollevato un balverone rispetto all'afflusso a Passolanciano, perché ringraziamo Dio, stiamo avendo una stagione invernale importante per tutte le stazioni sciistiche d'Abruzzo e quindi di questo siamo contenti. Rispetto a quello che presentiamo oggi, era una riunione con i sindaci, con l'ente parco, con le province per presentare intanto il lotto 6 che vedrà l'iniziazione dei lavori in estate e poi per presentare lo stato d'avanzamento di tutto il progetto che, come diciamo, è un progetto di circa 20 milioni di euro, un progetto complesso perché praticamente totalmente ricadente in aree protette, in aree particolari della Maiella e quindi per quanto riguarda i parcheggi di scambio previsti, una sul versante Chietino e due sul versante Pescarese, devo dire che su quello Chietino siamo un po' più avanti, però di pari passo procede anche la progettazione degli altri, che riguarda gli impianti di risalita e un po' tutta la valorizzazione di questa che io ritengo sia una delle più belle montagne, diciamo una delle più belle stazioni sciistiche d'Abruzzo, soltanto se pensiamo che sciando si può guardare il mare Adriatico e quindi diciamo sicuramente una particolarità tutta sua. I lavori dovranno svolgersi in un'area protetta all'interno del Parco Nazionale e quindi saranno soggetti a molti vincoli ambientali. Il parco finora è stato molto disponibile, ha detto Da Mario, ma i tempi saranno ancora lunghi. Completamente, diciamo che è una tempistica ancora lunga, diciamo sono progetti importanti, 20 milioni di euro, tutti ricadendo in area protetta, quindi oggi non mi sento di dire una data precisa della fine del lavoro, però stiamo andando avanti, stiamo lavorando alacremente, se c'è un clima di cordialità di tutti gli enti, perché diciamo che è un progetto che comunque vede coinvolti diversi comuni, due province e soprattutto il parco che devo dire ringrazio per che ha un ruolo non solo di controllo ma propositivo rispetto a tutti gli interventi che stiamo attuando. Convivere con il Covid. Ieri degli esperti si sono confrontati su questo tema in un incontro promosso dall'Università d'Annunzio a Chieti. Cosa è cambiato in questi due anni di pandemia per l'Università d'Annunzio e soprattutto cosa ci aspetta in futuro? Selenia Secondi l'ha chiesto a questi esperti intervenuti ieri. Vediamo. Rettore Caputi, dobbiamo imparare dunque a convivere col Covid? Sì, assolutamente. Questi incontri che noi stiamo facendo servono in parte a recuperare i ragazzi o anche i non più ragazzi a una vita normale. Insomma, c'è stato un trauma, devo dire, durato due anni importante. Dall'altra parte ormai bisogna dare atto a un fatto, e cioè che finché non ci saranno delle terapie adeguate, dei vaccini a più lunga durata, ovviamente dobbiamo imparare a convivere col Covid, perché non è possibile che la vita sociale finisca così in questo modo e nemmeno quella lavorativa. La flessione sulle iscrizioni non c'è stata, però sicuramente la flessione sulla presenza sì. Noi cerchiamo di far tornare gli studenti in presenza sia per le lezioni che per gli esami, però dove è possibile ho notato che gli studenti preferiscono, almeno una grossa percentuale, rimanere online almeno per le lezioni.
L'Abruzzo, devo dire che pur essendo una regione che aveva pagato il duro scotto del commissariamento e quindi aveva avuto un blocco dei turnover, è riuscita praticamente, avendo proprio uniformità territoriale dal punto di vista organizzativo, perché l'Abruzzo è una delle poche regioni che non ha aziende ospedaliere, ma diciamo aziende sanitarie locali, dove c'è un mix di ospedale e territorio, è riuscita a gestire al meglio queste poche risorse, diciamo, di cui disponeva, e quindi facendo anche uno shift da personale ospedaliero sul territorio. Infatti i grandi hub vaccinali sono stati proprio il frutto di un grande impegno di personale ospedaliero verso il territorio, che comunque era abbastanza carente. Il tracciamento era stato dimenticato perché la cultura delle malattie infettive era stata messa da parte degli ultimi anni, svolgendo molto l'attenzione verso un po' quello che sembrava la sfida del futuro, cioè le malattie oncologiche. Poi questo tipo di, diciamo, di agente virale, oltre a essere una novità per i nostri sistemi immunitari, era anche una novità perché ha una capacità velocissima di creare varianti. Man mano che interagisce con l'ospite crea varianti perché tende a sopravvivere di più. Però dall'altra parte questa sua capacità di mutazione depone in modo favorevole verso una elaborazione di varianti che vogliono convivere con le persone e quindi ci faranno sicuramente, porteranno a una situazione di endemia, però con una variante molto più buona e quindi molto più mite, e quindi già stiamo assistendo a questo shift, soprattutto se si è vaccinati, se si è completato il percorso vaccinale. Seconda missione istituzionale a Dubai per la delegazione abruzzese. Dal 7 all'11 di febbraio la nostra regione metterà in mostra le eccellenze dell'agri-food, l'obiettivo è quello di favorire l'apertura su nuovi mercati, quelli verso l'Asia. Stefano Recanati. Dall'olio alla pasta, senza tralasciare il pane, il vino e lo zafferano. Così l'Abruzzo si presenta da lunedì 7 febbraio all'Expo di Dubai, nella settimana dedicata all'agri-food. Saranno 25 le aziende partecipanti per un totale di circa 120 prodotti in vetrina. Abruzzo sostenibile a Dubai per una serie di appuntamenti per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e favorire l'apertura su nuovi mercati. La novità vera è quello che dicevamo prima, cioè l'opportunità di mettere a disposizione delle aziende strumenti innovativi di processi di internazionalizzazione. Ci sono delle aziende e dei prodotti che hanno già un brand internazionale. Noi dobbiamo far crescere tutto il modello, tutto il sistema abruzzese, questa è la vera sfida, e per questo mettiamo a disposizione questi strumenti, grazie anche all'attività del nostro braccio operativo che sarà ARAP, che servono proprio per far questo. L'Agenzia regionale per le attività produttive, braccio operativo della regione, punta con questo Expo a far cambiare l'approccio per dare alle aziende risposte, soprattutto dal punto di vista economico. Di non fare una comparsa istituzionale, ma di rendere questa missione efficace per l'obiettivo che ci si era prefissi di portare l'Abruzzo nel mondo, i prodotti abruzzesi nel mondo, cercando di rafforzare i canali di vendita e i canali commerciali attraverso appunto l'utilizzo del mezzo dell'Expo Universale. Il padiglione Abruzzo sarà presso l'hotel Hilton. Qui avverranno incontri B2B, B2C, ma saranno presenti anche social media e influencer fondamentali per la rete. Loro si aspettano comunque di far conoscere sempre di più i loro prodotti in un contesto di far conoscere sempre di più i prodotti abruzzesi. Questo è il nostro risultato. Poi conteremo, diciamo, la bontà di questa missione attraverso quanti contatti ci sono stati, che tipi di ragionamenti si faranno e che prospettive ci saranno. E a Dubai, nel Padiglione Italia, anche l'Università d'Annunzio con un progetto sulla medicina personalizzata. Anche l'Università d'Annunzio di Chieti è presente all'Expo di Dubai 2020 grazie ad uno studio innovativo e all'avanguardia che ha consentito alla d'Annunzio di essere scelta. Il progetto è un esempio dell'emergente medicina personalizzata che unisce tecnologie avanzate alla medicina rigenerativa. Reduce dall'Expo di Dubai 2022, che esperienza porta a casa oggi? Beh, è un'esperienza straordinaria. Diciamo che l'Expo Dubai 2020 è un'esperienza sbalorditiva che consiglierei a tutti. Diciamo che è come se avesse la possibilità di girare il mondo in 4 km quadrati. Il progetto, appunto, ideato e firmato dalla mia professoressa Oriana Trubbiani riguarda una nuova frontiera nella medicina personalizzata grazie all'utilizzo di cellule staminali autologhe di pazienti attraverso biopsie ottenute
uscite dalla cavità orale, che permettono quindi poi di ottenere per isolamento queste cellule e andare a differenziarle all'interno di un sistema innovativo dal nome organo in chip, specificamente il bone on chip, in cellule dell'osso. Questo permetterebbe nuove terapie personalizzate, quindi ad personam per il paziente, aiutando la ricerca in ogni campo, sia nella rigenerazione ossea ma anche e soprattutto oncologica per le metastasi ossee. La sua esperienza all'Expo di Dubai? Beh, diciamo a livello personale ovviamente posso parlare, sono stato onorato di essere scelto dall'Università di Chieti, dal nostro rettore, dal nostro dipartimento per presentare questo progetto in un evento estremamente importante quale l'Expo, ma diciamo che l'importanza fondamentale del presentare il progetto in una platea così importante, quale possa essere quella dell'Expo, e soprattutto in una città estremamente simbolo di incontri di diverse culture e diffusione tra il moderno e l'antico, quale possa essere Dubai, sintetizza in maniera ottimale quella che è anche la caratteristica principale dell'Expo, dell'esposizione universale, ossia l'incontro di menti per lo sviluppo per andare verso il futuro. Andiamo a Teramo, da oggi parte la graduale pedonalizzazione di Piazza Dante con il posizionamento delle fioriere al posto di alcuni stalli. E proprio a questo proposito l'opposizione critica duramente l'amministrazione per non aver trovato un'alternativa ai parcheggi persi. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. Piazza Dante a Teramo, da oggi meno 20 stalli. Parte il piano di graduale pedonalizzazione del comune, previsto dal progetto iniziale approvato dall'allora giunta Chiodi, che permise la costruzione di un mega parcheggio sotterraneo per rendere libero dalle auto il piano a raso della piazza. Da allora sono passati 12 anni e i teramani si sono abituati a questi comodi parcheggi, che però sarebbero dovuti sparire già da un decennio. Si comincia solo ora, tra i mugugni dei commercianti e dell'opposizione, che critica l'amministrazione d'Alberto per la mancanza di programmazione o di alternativa alla soppressione degli stalli, oggi 20, ma in breve tempo oltre 100. Meno 20 stalli qui a Piazza Dante. La piazza sembra respirare un pochino di più, ma voi siete veramente contrari a questo togliere i parcheggi? Allora, io non sono, ti parlo della mia persona, non è contraria alla pedonalizzazione della piazza. Però bisogna farla con una programmazione e una condivisione. Il Comune questa cosa, questi due passaggi, non l'ha fatti per niente, nel senso che se tu levi gli stalli, gli devi dare un'alternativa in un'altra zona vicina per dare la possibilità alle persone di parcheggiare. E invece non è stata fatta. Poi ricordiamo che il commercio a Teramo già è sofferente. Se noi andiamo a togliere in questo periodo storico di pandemia, di crisi economica, il commercio diminuisce gli introiti ancora di più, perché la gente preferisce andare altrove perché trova parcheggio e perché trova tutta una situazione di servizi più comodi. E se non fosse possibile ricreare tutti gli stalli persi, Corona suggerisce per esempio la creazione di un bus navetta che dai parcheggi San Gabriele e San Francesco faccia la spola con Piazza Dante. Però questo era un vecchio progetto, questa piazza doveva essere pedonalizzata già da tempo. Ecco, dove recuperiamo 100 parcheggi? Questo è il problema, e non ti posso dare torto che tutti questi anni non c'è stata, ecco, appunto, una programmazione seria su come sanare questa situazione. Per l'amministrazione comunale di Teramo la pedonalizzazione di Piazza Dante non solo risponde all'obbligo delle clausole del progetto iniziale, ma va anche nella direzione di rendere l'aria più salubre, visto che il capoluogo aputino è tra le 13 città italiane più inquinate. Dunque si parte con divieti e fioriere, ma il teramano resiste. Nonostante i divieti, nonostante le nuove fioriere, a Piazza Dante, a Teramo, si continua a parcheggiare, perché alla maleducazione non c'è fine. Passiamo allo sport con il calcio di Serie C. Un Pescara confusionario e meno brillante rispetto alle precedenti uscite si è fatto ingabbiare dalla Carrarese. I biancazzurri meditano già riscatto in occasione della gara di domenica alle 14.30, sempre all'Adriatico Cornacchia contro il Gubbio. Ce ne parla Andrea Costantini.
passo indietro del Delfino che dopo le vittorie nelle prime due gare del 2022 si è dovuto accontentare di un pareggio interno con la Carrarese. Vanno dati i meriti alla squadra di Di Natale che non solo ha strameritato il risultato ma ai punti, in gergo pugilistico, si è fatta anche preferire. Da notare come la Carrarese non solo sia imbattuta dal 7 novembre ma ha subito appena 3 reti nelle ultime 10 gare. Insomma, una squadra in piena salute, difficile da superare di questi tempi. Il Pescara però ci ha messo del suo e avrebbe comunque potuto sfruttare meglio l'episodio positivo, l'errore di Vettorel sulla sventola di Pompetti con tanto di gara sbloccata. Squadra in difficoltà nel leggere le giocate degli avversari, specie tra le linee, ha pesato l'assenza di De Risio e non ha giovato ad Auteri confermare di nuovo Memusciai dopo l'ora di gioco di 3 giorni prima. Vero che con l'arrivo di Pontisso solo il giorno prima non c'erano grandi alternative, Diambò poteva essere sfruttato dal primo minuto. La cosa che più ha sorpreso è però che coi cambi il tecnico siciliano ha snaturato la squadra, prima passando al trequartista Clemenza, poi chiudendo la partita con le due torri e un 4-4-2 solo sulla carta molto offensivo con Clemenza e Delle Monache, ma che di fatto non ha portato alla produzione di alcuna palla gol se non una girata di Cernigoi. Insomma, si è rivista quella confusione che spesso ha preso il sopravvento nella parte di campionato nella quale il Pescara ha perso punti e contatto dalle battistrada. Cambiamenti dettati un po' dalla scelta di sorprendere una Carrarese che invece non si è scomposta, un po' dalla voglia di sfruttare la nuova linfa degli ultimi arrivati, Pontisso e appunto Cernigoi. Proprio l'attaccante parla così del suo approdo a Pescara e dell'eventuale coesistenza con Ferrari. Sì, sono felicissimo, come dicevo prima, è una piazza storica come Pescara, tutti vorrebbero venire e sono fortunato ad essere qua. Secondo me abbiamo caratteristiche diverse, io e Ferrari, quindi possiamo, credo, convivere assieme, cioè possiamo giocare assieme, ecco. Non ho preferenze perché nell'arco della mia carriera ho giocato con più moduli, a una punta, due punte, quindi a me non cambia. Il Delfino proverà a non mancare l'appuntamento con la vittoria col Gubbio dopodomani, anche perché subito dopo inizierà il ciclo verità che aiuterà a capire se questo Pescara può veramente ambire al terzo posto, perché ci saranno 3 trasferte nelle successive 4 gare, 2 di queste contro le dominatrici del torneo, Reggiana e Modena, sempre di lunedì 14 e 28 febbraio. Il match casalingo della Striscia sarà uno scontro diretto con l'Entella, nel mezzo anche la partita di Fermo. Auteri nel frattempo conta di recuperare gli indisponibili. Vicino il rientro di Drudi, l'allenatore incrocia le dita per De Risio e Cancellotti. Il prossimo avversario, il Gubbio, si sta riprendendo dopo un periodo di flessione e rimugina ancora per il rigore fallito da Sarau a Fermo al 96esimo. Errore che ha fatto sfumare la vittoria al Recchioni. L'allenatore Torrente sarà privo per squalifica del neoacquisto Di Noia. Fari puntati sul giovane attaccante Arena che all'andata fece a fette la difesa biancazzurra. Ci sarà il neoacquisto Tazzer, arrivato per sostituire Ucadà, trasferitosi al Modena. E dopo la chiusura della sessione di gennaio di calciomercato, il Teramo resta vigile sul fronte degli svincolati e vaglia alcuni profili per l'attacco. Tra questi c'è il 30enne croato Ante Vukušić, ex Pescara, e che ha risolto il contratto con il Messina, dove era stato nella prima parte della stagione. Nel mirino anche il 35enne Davide Lanzafame, che ha rescisso con la Vicenza, dove a settembre ha giocato le sue ultime partite e da allora è fermo. Fari anche sulla difesa dopo l'infortunio di Bellucci. Si valutano l'ex Sampdoria Regini, l'ex Vibonese Vergara e l'ex Legnago Ambrosini. Domenica invece è il primo match casalingo del 2022 per il Teramo, che alle 14.30 ospiterà la Lucchese. Tornerà a disposizione Forgione. Tra i toscani sono squalificati i difensori Baldan e Bellic. Direzione di gara affidata ad Andrea Zanotti della sezione di Rimini. Cambiamo disciplina, passiamo ora alla pallavolo, vediamo gli appuntamenti salienti di questo weekend per le squadre abruzzesi. In A2 la Sie Cortona giocherà lo scontro salvezza sul campo del Siena domenica alle 18, stesso giorno e stessa ora per l'Abbapineto, impegnato in trasferta a San Donà di Piave, e martedì 8 alle 20 in programma il recupero a Montecchio. In A2 femminile pure domenica all'Altino, battuto ieri nel recupero interno per 3-0 dal Busto Arsizio, che ospiterà l'Olbia al Palasport. L'Altino ospiterà l'Olbia al Palasport di Lanciano alle ore 14, orario insolito legato a una necessità logistica della squadra sarda.
ultimo turno di stop per i campionati di B e di C. E a proposito dei due impegni ravvicinati con San Donà di Piave e Montecchio Maggiore, si è espresso il neo allenatore dell'Abbapineto, Franco Bertoli, che è intervenuto ieri sera a Pallavolè, ha anche parlato dei soprannomi che ha avuto da giocatore. Vediamo quali. Che partita sarà? Beh, delicata, come dici, loro ci hanno battuti all'andata con la partita perfetta, perché giocarono veramente una partita magnifica, e quindi questo ci mette nelle condizioni di sapere che la partita non è facile, dobbiamo andare lì presenti, concentrati, determinati, ripartire dalle cose buone fatte ieri sera e ricominciare a lottare palla su palla, consapevoli che la vittoria è alla nostra portata. Siamo messi d'accordo come società, perché la Lega lascia libere le società di trovare soluzioni per recuperare le tante partite da recuperare, per cui non era una notizia che ti è sfuggita, è proprio nuova. Fresca, fresca. Sì. Allora, questa manona di pietra, raccontaci Franco, da chi è nata l'idea? Di soprannominare da giornalisti, perché sono sempre loro, lo sapevo, no? Siete sempre voi, brutta razza che ci mettete le etichette, le razzaccia, cose, sì. E quindi sì, è nata anche perché a quei tempi c'era un grandissimo pugile, Duran. Noi forse che siamo Carlo Duran, Carlo Duran, si ricorda. Mano di pietra, quindi avevano fatto il parallelo con me, che avevo la mano di pietra col colpo da KO, ma poi, come dire, i soprannomi, questo è rimasto il più, perché poi, avendo avuto io una carriera molto lunga, perché io ho giocato 19 campionati da giocatore, all'inizio ero mano di pietra, che alla fine sono diventato mano pensante, perché giocavo un sacco di mani fuori, ero il più basso della squadra. E ho preso anche dei premi in seconda linea, quindi ho fatto un cambiamento molto grande nei 19 anni, quando ho finito a Milano con attaccanti come sì. Zorzi, Svertlik, io ero il terzo attaccante. Con questi ricordi concludiamo la prima edizione del TG6, i servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. L'informazione tornerà questa sera, come sempre, alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.